È questo che mi piace di questa guida, che non è una guida tradizionale, che se ne trovano 100.000 a Roma, no? Di guide piuttosto noiose, la Piazza Navona, adesso questo. È un modo piacevole di approcciare ed è un po' quello che fa una guida turistica. Cioè tu quando sei di fronte a un pubblico, non gli puoi raccontare quello che c'è scritto nella guida del touring, no? Perché quello, dopo mezz'ora dicono grazie, non la prenotiamo più. Cioè, è un tipo di guida che la gente, cioè, vuole sentire dei dettagli. E questo libro mi è piaciuto perché c'è una parte nozionistica, giusto, tutto molto corretto, e poi c'è questa parte che si occupa del dettaglio, delle piccole cose. La guida, cioè me la intendo io, ma me la intendono molti colleghi miei, è di far guardare con i tuoi occhi le cose di Roma o delle piazze che tu mostri, Roma, non Roma, insomma, che tu gli indichi dei dettagli e loro lo fanno bene facendo parlare Marforio, facendo parlare state parlanti, perché vieni condotto su un dettaglio, poi dopo tu da questo racconto ti fai i tuoi racconti, perché la guida questo deve fare, deve sollecitarti in qualche modo. E poi questo che mi piace è che è un lavoro di gruppo, siccome la guida fa parte di un gruppo, cioè non è mai, insomma, un protagonista, loro è stato secondo me un bel lavoro questo. Allora, grande richiesta, l'ultima cottura. La Pan Soleil, che sta vicino Santa Maria in Trastevere, si racconta che ci fosse una fonte di olio, di petrolio da quelle parti e che si La chiamino cintura in Pan Soleil. Trastevere, che ancora non dirà. Madame Lucrezia e Marforio prendono un aperitivo nei pressi di Piazza Santa Maria in Trastevere, proprio vicino all'omonima chiesa. Lei è contrariata, non vuole dargli troppe speranze, ma in qualche modo è attratta dal bel giovane. Vuole mostrargli le sue conoscenze sulla basilica. Inizia a parlare dei mosaici. Marforio inciampa su un San Pietrino all'ingresso. La donna resta stupita della mancanza di autocontrollo del giovane Dante. Proseguono per un po' senza parlare. Al centro della chiesa, Marforio chiede: cos'è la Fon Soleil? Perché si chiama così? Madama Lucrezia, ancora più stupita, si interroga su cosa sia venuto in mente allo strambo Marforio. Tu, da me, che cosa vuoi? Sapevo di una leggenda, dice lui balbettando, ma non è che me la ricordi molto bene. Madama Lucrezia capisce la gravità della situazione e, mai stanca di mostrare la sua sapienza, si mette a raccontare. Si dice che l'imperatore Augusto amasse assistere alle naumachie e avesse predisposto il quartiere di Trastevere per le battaglie navali. Marforio si gratta la testa perplesso. E cosa c'entra l'olio? Chiede. Madama Lucrezia pensa che quasi quasi sia meglio il babbuino, ma continua la spiegazione. In realtà nulla, l'imperatore fece costruire un acquedotto di acqua non potabile per rendere possibile le naumachie. La fonte si chiamava Fons Solidus perché l'acqua era scura. Con il tempo il nome si alterò e divenne Fons Soleil. Marforio, preso dall'orgoglio, la interrompe. Gonfia il petto e entusiasta dimostra di saperne qualcosa anche lui. Io conoscevo una storia secondo cui del petrolio cominciò a sgorgare dalla piazza di Santa Maria in Trastevere. Madama Lucrezia, seccata da quell'interruzione, dice: aspetta, fammi concludere la leggenda. Quella più vicina alla storia è la seguente. Nel 38 avanti Cristo, in un punto della piazza Santa Maria in Trastevere, che non si chiamava ancora così, cominciò a sgorgare dell'olio, premonitore della nascita del Messia. All'interno della chiesa, oggi c'è ancora un punto di fronte al ciborio dove sarebbe sgorgato questo olio, ma chiaramente è una metafora della venuta di Cristo, in quanto unto dal Signore. Marforio cerca di barcamenarsi per dimostrare di non aver voluto interrompere il discorso della matrona. Hai capito quante leggende in un solo luogo? Chissà quale sarà quella vera. Madama Lucrezia ormai comprende che neanche Marforio sarà il suo compagno di vita e, facendosi aria con la mano, sussurra: ma queste sono solo storie. Ci sono degli interventi, delle domande.
Dai, non scappate. Qualcuno dica qualcosa, altrimenti... No, il dibattito no. Altrimenti comprate il libro, cioè questo è un dovere. Comunque, che abbiamo cercato, aspetta, dunque una cosa di una piccola idea. Abbiamo cercato di tenere il testo il più breve possibile per non stancare le persone. Quindi sono brevi flash, illuminazioni, racconti, poi come avete visto sono divertenti, sono leggeri. Sì, per tutti, anche per gli studenti, perché queste guide insomma, su cui ho studiato veramente una noia mortale e quindi non volevo fare questo sgarbo anche ai nostri lettori, quindi abbiamo cercato di renderlo divertente anche per i ragazzini che devono cominciare a studiare storia dell'arte, una cosa che si legge in allegria, insomma.